Buongiorno a tutti e a tutte, bentornati sul canale Senza Fissa Dimora. Oggi mi trovo a Ello, più precisamente ai Morti della Rata, questo luogo dove d'estate fanno sempre una bella festa sagra. Oggi sono in compagnia di Giselle, questa splendida cagnolona di mia sorella, e l'ho portata a fare un giro che mi accompagnerà al Monte Crocione. Oggi un'escursioncina easy, tranquilla, mattiniera, anche perché poi nel pomeriggio devo andare a lavoro, quindi non ho moltissimo tempo. E niente, la giornata si sta aprendo, vediamo se viene fuori un bel sole e via. Andiamo, andiamo, dai, andiamo, su. Il fumo dell'alito di Giselle. Eccoci al primo bivio checkpoint. Hanno spostato il cartello. Comunque di là è Loggiono, di qua Marconaga, sentiero 11. Il sole ha scollinato, giornata, il cielo si è aperto e proseguiamo. Vai. Figina, per il momento direzione Figina, poi se abbiamo tempo Crocione e se abbiamo tempo San Genesio. Wow, non so se rende l'idea, ma qui di fronte Monte Cornizzolo, ma qui di fronte veramente il massiccio del Monte Rosa. Gigante, innevato, enorme, sembra qua da parte. È venuta fuori una giornata meravigliosa. Gypsy sempre lì presente, che aspetta. Vieni, Gypsy, qua. Ma brava, 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 cicciona. Ed eccoci che arriviamo al secondo checkpoint della giornata in questo bellissimo posto rurale. Buongiorno. Questo paesino contadino. E nel frattempo a Figina abbiamo anche incontrato il nostro carissimo amico Mauro, che saluta con la sua cagnolina Nina, una cucciolotta di 10 mesi, che con Giselle sembra andare abbastanza d'accordo. Entrambe fanno i fatti suoi, i fatti loro. Allora, prosegue la marcia. Altra indicazione, sentiero numero 10, Monte Crocione, Cascina Alpe, sentiero numero 1. E via. Allora via. Quindi adesso noi dobbiamo andare, penso, dritti. Eccomi, arrivato al Monte Crocione. 878 metri, questa è la croce e queste sono le bellissime radiazioni che prendiamo, che superano 2 volte la croce. Gisellona è stata bravissima, Nina, ed ecco Mauro,
Prontissimo. No, non mi devi dire queste cose. Devo tagliare. Ecco Mauro, che arriva anche lui, che non si aspettava una salitina così. Pensava di andare al bar a bere il cappuccino. Più o meno, Panorama, diciamo. bosco. E niente, questa escursione fatta, c'è Montecrocione e noi con Giselle, Nina e Mauro, senza fissa dimora, ci vediamo alla prossima escursione. Ciao!